Lei spiega molto bene la comparazione contrastiva di queste due opposte metafore. Le chiedo se può dirci qualcosa di più esaustivo per comprendere le due opzioni di fronte alle quali ognuno di noi, anche di noi qua seduti in sala, è chiamato a rispondere. Non ci sono terze vie, badiamo bene. O si resta nella gabbia d'acciaio, o invece si è consci di essere schiavi nella caverna di Platone e si vuole fuoriuscire da essa, in termini anticapitalisti. Prego. Dunque, colgo l'occasione per precisare che il manifesto si articola in 11 tesi che, a differenza dei 10 comandamenti, richiamano le 11 tesi di Carlo Marx, su Feuerbach, dove naturalmente mutatis mutandis, sia per il tempo trascorso, sia perché noi non siamo Carlo Marx, ci piacerebbe esserlo ma non lo siamo, abbiamo cercato però di mantenere uno dei tratti fondamentali di quello che resta ad oggi uno dei più grandi, se non il più grande, manifesto filosofico-politico, o meglio, politico nella misura in cui è filosofico, ecco, perché quello è un testo filosofico che però racchiude una sua specifica vocazione politica, cioè fissa le condizioni, diremmo, trascendentali di possibilità della prassi politica, da cui l'undicesima tesi, che nel caso di Marx è quella che dice esattamente la possibilità di trasformare il mondo contro le filosofie del rispecchiamento adattivo che lo lasciano essere, si limitano a interpretarlo correttamente, a rispecchiarlo ermeneuticamente e quant'altro. L'undicesima tesi su Feuerbach contrappone a queste modalità del rispecchiamento una vocazione prassistica in cui la verità della critica deve tradursi nella praticità di un'azione che invera la critica trasformando l'oggetto criticato, perché è convinzione di Marx, e noi in questo lo seguiamo fedelmente, che un oggetto criticato ma poi lasciato essere finisce per essere giustificato, per dirla in maniera molto semplice, cioè il vero compimento della critica sta nel trasformare l'oggetto criticato. In questo senso, come si dice nelle 11 tesi su Feuerbach, bisogna intrecciare fra loro il momento della critica teoretica e della sovversione pratica, pena altrimenti l'elaborare una critica non efficace, ma solo, diremmo, verbale, solo teorica, che lascia poi essere l'oggetto criticato, ciò che appunto avviene nella maggior parte delle odierne prestazioni dei molteplici fustigatori del presente che popolano il nostro presente stesso, appunto. Fatta questa doverosa precisazione, le due metafore che sono state evocate rimandano una a Platone, l'altra a Max Weber. Bisognerebbe fare un'ampia digressione su questo tema, ma ve la risparmio, mi limito a segnalare come nella Repubblica di Platone compaia il mito della caverna, che dal mio modestissimo punto di vista, ma non è solo il mio punto di vista, è il mito e la metafora assoluta della filosofia, con l'unione di verità e di liberazione, ciò che appunto poi segnerà indelebilmente tutto il corso del pensiero occidentale, pensate al detto evangelico, la verità vi farà liberi, fino a Kant, l'uscita dallo stato di minorità, l'illuminismo e così via. Quello di Platone è il mito fondativo della filosofia come unione esplosiva di verità e liberazione, perché mette a tema esattamente la liberazione come gesto pratico da una schiavitù, sia ideale sia materiale, che può essere superata. Può essere superato. In fondo il compito della filosofia è quello di produrre la liberazione dalle ideologie quanto dalle catene reali. Il mito platonico mostra esattamente come dalla condizione originaria di schiavitù in cui gli uomini si trovano, rivolti con il volto sul fondo della caverna a osservare le immagini false, noi diremmo ideologiche, che loro scambiano per le sole immagini possibili, di più per la verità, riescano a liberarsi, uno di loro riesca a liberarsi da questa condizione, a risalire, a comprendere che la vera realtà, diciamo così, è quella esterna alla caverna, e poi ridiscendere nella caverna, catarsis è l'espressione che usa Platone, anzi la Repubblica di Platone si apre con il verbo catebe, vuol dire io scesi, cioè catarsis, ridiscesa nel mondo degli inferi, della falsità organizzata, e liberazione anche degli altri.
filosofia rende liberi, ma non rende libero l'individuo, come siamo soliti pensare noi abitatori del presente compiutamente peccaminoso. La libertà non riguarda l'individuo isolato, ma riguarda la comunità e potenzialmente l'intero genere umano come soggetto unitario. Questo è, in estremissima sintesi, il mito fondativo della filosofia occidentale. Ciò che io sostengo è che da almeno 30 anni a questa parte abbiamo voltato le spalle a questo mito fondamentale che prima di ogni elaborazione concettuale dice il compito della filosofia e abbiamo invece affidato la nostra esperienza dell'essere al mondo alla nuova metaforica, quella della caverna, della gabbia d'acciaio, che è una metafora utilizzata da Max Weber nel suo noto saggio pietra miliare di studi sul capitalismo, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, in cui Max Weber teorizza la gabbia d'acciaio nel convincimento che il moderno capitalismo come trionfo della razionalità costituisca una gabbia dalla quale non è possibile evadere e nella quale soltanto è possibile ricavare spazi di libertà individuale. In estrema sintesi, la gabbia di Max Weber è la caverna di Platone, privata però della possibilità di esodo. È una caverna trasformata in gabbia da cui non è possibile evadere, in gabbia le cui sbarre sono inossidabili. Non c'è la porta, questo, insomma. Sì, o se c'è, è chiusa con la serratura e la chiave è stata gettata ineluttabilmente via. E quindi in questo scenario non è possibile uscire dalla gabbia, no? Io credo che la maggior parte delle prestazioni ideologiche del nostro tempo orbitino intorno, in maniera ora esplicita, ora implicita, a questa metafora della gabbia d'acciaio. Si sedimentano in tutta una serie di grandi narrazioni, come quella per cui non c'è più niente da fare, o quella che dice che non esistono le alternative, o ancora quella che predica l'intrasformabilità del mondo. Tutte strategie argomentative ad alto tasso ideologico che mirano non tanto a celebrare la realtà di cui siamo abitatori, quanto piuttosto a disinnescare la pensabilità di realtà alternative rispetto a quella di cui siamo abitatori. Di modo che noi, pur percependo quotidianamente le contraddizioni, peraltro sempre più violente, del mondo di cui siamo abitatori, non siamo animati dall'impulso a trascenderle perché abbiamo metabolizzato l'ideologia che predica l'esistente solo mondo possibile, gabbia d'acciaio ineludibile. In questo senso, appunto, credo che questa ideologia dell'intrasformabilità del mondo, o se preferite della necessaria sopportazione del mondo, dell'amorfati, si sarebbe detto un tempo, abbia appunto come proprio fondamento questa metaforica della gabbia d'acciaio, che è ciò su cui si regge l'ideologia dominante oggi come neutralizzazione a priori della possibilità di pensare futuri alternativi. Ecco, questo è il vero nucleo essenziale dell'ideologia del nostro presente. Ed è importante insistere su questo tema perché oggi effettivamente questa è la grande narrazione ideologica, questo è il dispositivo retorico con cui il potere in tutte le sue principali prestazioni di senso cerca di convincere le nostre menti non della bontà dell'esistente, chi del resto può magnificare un mondo in cui miserie, sfruttamento, schiavitù, imperialismo sono tornati a esplodere in forma ancora più virulente rispetto al passato, quindi non mira a convincerci circa la bontà di un mondo, bontà della quale nessuno può essere certo oggi, ma mira invece a convincerle del fatto che non vi sia un altro mondo possibile, ecco. Di modo che appunto la nostra mente viva il presente come osceno ma non redimibile, ingiusto ma non rettificabile, e il pessimismo dell'intelligenza, come dicevo poc'anzi, si capovolga anche il pessimismo della volontà.